Vaccini al via da oggi la terza dose per le categorie più fragili negli ospedali di Macerata, Civitanova Marche e Camerino. Dottor Carlo Di Falco, direttore sanitario dell'area Vasta 3, a chi è destinata dettagliatamente la vaccinazione e come sarà organizzata? Sì, premetto subito che le scorte di vaccini non sono mai venute meno, quindi noi abbiamo sempre una buona disponibilità di vaccini. Abbiamo recepito le indicazioni ministeriali e successivamente della Regione Marche di iniziare con la terza dose, che tecnicamente viene chiamata dose addizionale, per alcune categorie di soggetti. Queste categorie sono ricomprese nel gruppo dei pazienti trapiantati e immunocompromessi. All'interno di questa categoria ovviamente si tratta di pazienti che hanno completato il ciclo vaccinale con le fatidiche e due dosi, e la dose addizionale corrisponde alla terza dose, che deve ulteriormente stimolare e favorire la produzione e presenza degli anticorpi contro il coronavirus, anticorpi ovviamente proteggenti. Il reclutamento di questi pazienti avviene all'interno delle singole unità operative che hanno in carico i pazienti stessi, previa una accurata valutazione delle condizioni cliniche e laboratoristiche previste proprio in sede ministeriale. Tra questo elenco faccio solamente alcuni esempi: ci sono i pazienti che hanno ricevuto un trapianto di organo solido, parliamo di fegato, rene, oppure un trapianto di cellule staminali, quindi nell'ambito soprattutto delle patologie onco-ematologiche. Pazienti che stanno facendo terapie che determinano degli effetti immunosoppressivi, per esempio una terapia a base di farmaci cortisonici, terapie croniche, pazienti che sono in trattamento dialitico o con insufficienza renale cronica grave, pazienti con una pregressa splenectomia, cioè che hanno subito una sporzione di milza, e i pazienti con una sindrome da immunodeficienza acquisita, la AIDS, che però devono rientrare in determinati parametri di laboratorio. Quindi voglio dire, questa terza dose non è una vaccinazione di massa, ma fa riferimento a delle categorie ben precise con criteri clinici ben precisi, su valutazione, come dicevo prima, delle singole unità operative. Nell'ambito dell'area Vasta 3, le unità, i presidi ospedalieri e le unità operative interessate sono questi. Gli ospedali sono quelli di Macerata, Civitanova e Camerino. Le unità operative che hanno in carico questi pazienti sono l'oncologia, l'oncoematologia, il reparto di nefrodialisi e malattie infettive. La terza dose può essere somministrata solo non meno di 28 giorni dall'ultima seconda dose, e riguarda vaccini Pfizer o Moderna. Dottor Di Falco, per quanto riguarda le altre categorie di malati, è stata già individuata una data d'inizio oppure si attendono altre comunicazioni in merito? Noi ecco, proprio per garantire l'omogeneità su tutta la regione, aspettiamo sempre indicazioni da parte della direzione generale dell'assessorato alla salute della regione Marche. Siamo partiti adesso con queste due categorie. E invece per la terza dose in generale, per la popolazione, ovviamente una data non è individuabile ad oggi, la macchina organizzativa dal suo punto di vista, anche dettagliatamente per l'area Vasta 3 e forte anche dell'esperienza vissuta con le prime due dosi, è in grado di sopportare anche appunto una nuova chiamata verso la popolazione per ricevere appunto tale terza dose? Sì, assolutamente sì, la macchina organizzativa ormai è abbastanza ben oliata
e le prossime categorie probabilmente riguarderanno i pazienti diabetici e a seguire sicuramente entro la fine dell'anno la popolazione sanitaria, quindi degli operatori sanitari. Noi abbiamo attivi centri vaccinali periferici, oltre a quello ospedaliero, e quindi problemi ormai non ce ne sono. Anche la disponibilità dei vaccini, che riguarda soprattutto, come dicevo prima, il Pfizer e Moderna, c'è una disponibilità nelle varie sedi delle farmacie ospedaliere ormai abbastanza soddisfacente, quindi non dovremo avere problemi di sorta. Dottore, entriamo ora fisicamente nelle strutture ospedaliere. C'è stato nei giorni scorsi un dato allarmante, arrivato a sentire dalla Fondazione Gimba e dalle terapie intensive, marchigiane dettagliatamente. Infatti c'è un dato che è quello della saturazione delle terapie intensive regionali con pazienti Covid-19 che si dava pari al 13%, la percentuale peraltro più alta d'Italia. Ecco, qual è la situazione in generale e dettagliatamente qual è lo stato di salute, mi passi il termine, dell'area vasta 3 su questo fronte? Sì, allora per quanto riguarda i pazienti affetti da Covid sintomatici, devo dire che ad oggi in area vasta 3 la situazione è abbastanza tranquilla e sotto controllo, nel senso che le strutture che abbiamo predisposto per l'accoglienza dei pazienti sia semi-intensivi, per essere pratici, che hanno un trattamento con ossigeno sotto casco, quindi a pressioni abbastanza alte e controllate, o pazienti che vengono intubati, quindi in trattamento intensivo, è abbastanza tranquilla. Abbiamo ancora un buon rapporto nel senso che c'è disponibilità all'accettazione con gli altri centri della regione, per cui ad oggi non registriamo pazienti in attesa o un sovraffollamento delle strutture preposte a questo. Per essere più specifici, noi abbiamo dei posti dedicati di semi-intensiva presso l'ospedale di Macerata e l'ospedale di Civitanova. A fine ottobre l'ospedale di Macerata completerà i lavori di adeguamento, per cui aumenteremo anche l'offerta di posti letto per semi-intensiva. I pazienti intensivi in parte distribuiti tra Macerata e Civitanova, poi in base all'evoluzione della patologia vengono trasferiti presso le sedi di riferimento regionale. Ma ad oggi, ripeto, non abbiamo né sovraffollamento di queste strutture, tantomeno pazienti in attesa. Dottor Di Falco, lei sicuramente è una figura nel mondo della sanità importante. Se non ricordo male, lei è stato designato direttore sanitario per quel che riguarda l'area vasta 3 proprio nel 2020, se non sbaglio nell'ottobre del 2020, quindi in un tempo sicuramente difficile per quel che riguarda la pandemia. E inevitabilmente la parola pandemia e il Covid-19 sono stati gli elementi chiave anche del suo operato nell'ultimo anno, anzi, quasi un anno. E questa gestione sicuramente fa scuola, è stata una gestione che immagino anche nella sua esperienza, nella sua lunga carriera, è stata una gestione, una vera prova. Mi chiedo e le chiedo, l'esperienza maturata nel corso di questo periodo difficilissimo per quel che riguarda la sanità territoriale dettagliatamente, fa scuola ed è un precedente. Ci avviamo un nuovo periodo, un periodo ovviamente in cui la circolazione del Covid-19 sarà in parte attenuata dalla vaccinazione, di massa. Che cosa è possibile prevedere dal suo punto di vista per, i prossimi mesi, sia all'interno dell'ospedale, degli ospedali, sia fuori dagli ospedali? Ma guardi, dice bene, sono arrivato nel momento proprio clou della ripresa, della pandemia, infatti mi sono dovuto cimentare con la riapertura del Covid Hospital di Civitanova Marche. Devo dire che da quel punto di vista è stata un'esperienza veramente molto molto interessante. Abbiamo dovuto fare i conti ovviamente con una carenza relativa
di personale sanitario, perché inevitabilmente l'abbiamo dovuto dirottare verso questa nuova struttura, che però è servita molto a evitare e impedire che i nostri ospedali venissero poi, tra virgolette, sporcati ed impegnati per trattare i pazienti sindomatici da Covid. Per quanto riguarda il futuro, guardi, le dico, sicuramente la campagna vaccinale ha contribuito notevolmente, a ridurre questo impatto così forte sulla sanità pubblica. Però, per fare delle previsioni, secondo me dobbiamo aspettare ancora che passi il periodo riferito alla riapertura delle scuole, perché questo sicuramente sarà ed è un periodo molto critico, perché vede impegnati una popolazione non vaccinata al 100%.